Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: Di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: Se uno vuole essere primo, sia l'ultimo di tutti, il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Fratelli e sorelle in Cristo, la liturgia annuale ci fa seguire passo a passo Gesù nel suo cammino terreno verso il grande appuntamento della sua Pasqua. E come ha fatto con i suoi primi discepoli, cammin facendo, attraverso l'ascolto della liturgia annuale, egli aiuta anche noi ad entrare nella sua Pasqua. Gli evangelisti raccontano 3 occasioni in cui Gesù ha annunciato chiaramente la prossima passione, morte e risurrezione. Ne abbiamo sentite la prima nella domenica scorsa e la seconda nel Vangelo di oggi. Appare più volte nel Vangelo quando Gesù parla ai discepoli del suo mistero pasquale, la ricerca della discrezione. Così anche nel brano di oggi l'Evangelista nota che quando annunciava loro la prossima passione e morte in croce, egli non voleva che alcuno lo sapesse. Qual è il movente per questo stretto riservo? Era inopportuno che si divulgasse il mistero della morte e risurrezione di Cristo prima che accadesse, così spiegavano i maestri della patristica, perché, dicevano, il Vangelo, cioè la buona notizia della vittoria di Cristo sulla morte, non deve essere oggetto di curiosità suscitata dall'annuncio pubblico, ma rimane sempre il centro e la sostanza della fede in Cristo. E tale fede reclama la chiamata di Cristo a seguirlo e la risposta dei discepoli alla chiamata di Cristo. Infatti, anche dopo la sua risurrezione, Gesù non appare a tutti, ma solo a coloro che hanno creduto in lui e lo hanno seguito. Questo è un principio generale per l'annuncio evangelico. Esso chiede l'atteggiamento di discrezione. Solo coloro che seguono Cristo con amore, obbedendo ai suoi comandamenti, possono entrare nel suo mistero più intimo di Pasqua, di morte e risurrezione. Agli altri rimane nascosto e sconosciuto. In varie occasioni vediamo che Gesù mette a prova la fede dei suoi discepoli. Gli annunci che egli fa della sua Pasqua costituiscono una maggiore prova per gli apostoli. Ma essi fanno parte della pedagogia divina per far crescere i discepoli nella fede. Dopo essersi mostrato circondato di gloria ad alcuni di loro nella trasfigurazione, e dopo aver guarito il ragazzo epilettico, Gesù predice la sua prossima morte cruenta e aggiunge: Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. La gloria eterna di Cristo passa attraverso la passione e croce. Sul momento i discepoli non sono in grado di comprendere l'insegnamento di Gesù. Essi non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo, così abbiamo sentito.
Erano in particolare confortanti per tanti fedeli lungo i secoli e anche oggi, che di fronte alle grandi ingiustizie, sofferenze e drammi storici rimangono quasi increduli e non capiscono l'agire di Dio nella storia umana. Così gli apostoli iniziano a discutere tra di loro su altri argomenti, ritenendo che Gesù non lo sapesse, ma egli legge nei cuori e nelle coscienze degli uomini. Così giunti a Cafarnao, chiede loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Egli non ha bisogno della risposta degli apostoli. L'evangelista nota: avevano discusso tra loro chi fosse più grande. È la tipica ricerca della gloria umana, che facilmente declina verso la vana gloria, con le note manifestazioni come l'esaltazione di sé, l'arroganza, la supponenza, lo spirito di contesa e altri. Anche tra i suoi discepoli più intimi c'è ancora la ricerca della grandezza e gloria umana. Gesù non condanna tout court l'aspirazione alla grandezza. Essa fa parte della natura e della missione dell'uomo di manifestare nel mondo la grandezza di Dio. Ma Gesù indica ai discepoli qual è la vera grandezza. Dice: se uno vuole essere primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Cristo stesso mostra la vera gloria dell'uomo nella sua incarnazione. E succede per inno cristologico, San Paolo ha descritto così la gloria divina di Cristo crocifisso. Dice: Cristo svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. La grandezza di Cristo si manifesta sulla croce. Egli si fa ultimo servitore di tutti quando dona la vita per la salvezza di tutti. Così Cristo è il modello della vera grandezza di ogni uomo. Ma l'imitazione di Cristo non consiste solo nell'affrontare persecuzione e martirio, bensì si realizza in ogni piccolo atto di carità. Per spiegarlo, Gesù fa un gesto simbolico. Prende un bambino e abbracciandolo si identifica quasi con lui, dicendo: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, a colui che mi ha mandato. La sentenza è illuminante per il concetto cristiano dell'essere umano. Ogni uomo è manifestazione di Dio. Ogni essere umano, dall'appena concepito nel grembo materno fino all'anziano agonizzante, è una presenza reale della Trinità divina ed è prezioso agli occhi di Dio, al punto che Gesù, Figlio di Dio, ha dato la sua vita per ognuno di questi miliardi di esseri umani. E se l'uomo è talmente prezioso per Dio, lo è anche per il credente. Il cristiano adora Dio nel piccolo bambino abbandonato, nel malato, nello straniero, nel povero delinquente, come lo adora nelle preghiere e nel Santissimo Sacramento. Non esistono stranieri e nemici per il cristiano. Questa stima altissima per ogni uomo anima da sempre l'azione caritatevole dei cristiani e tutta la missione della Chiesa. Nella sua enciclica Deus Caritas Est, Papa Benedetto ha descritto come nell'opera caritativa dei cristiani si rinnova in ogni generazione la salvezza. Scrisse al numero 18: si rivela possibile l'amore del prossimo nel senso enunciato della Bibbia da Gesù. Esso consiste nel fatto che io amo in Dio e con Dio anche le persone che non gradisco o neanche conosco. Questo può realizzarsi solo a partire dall'intimo incontro con Dio, un incontro che è diventato comunione di volontà, arrivando fino a toccare il sentimento. Allora imparo a guardare quest'altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo, è suo amico e mio amico. Al di là dell'apparenza esteriore,
dell'altro, scorgo la sua interiore attesa di un gesto di amore. Preghiamo che Gesù susciti l'amore universale nella Chiesa e nel cuore dei credenti. Sia lodato Gesù Cristo.